sono dovuti nazionale e compagnia che in qualche maniera obbligano lo Stato a fare delle azioni che sono azioni sia contro la nazione che contro i cittadini. Quindi noi subiamo tutti i giorni un saccheggio che ci vede vittime. Perché più ci capita che ci hanno separato dallo Stato, cioè noi da cittadini di una Repubblica siamo diventati sudditi di una Repubblica. La Repubblica non è mai esistita, è diverso. Probabilmente la Repubblica non è mai esistita. Allora, se noi facciamo quattro ragionamenti, iniziamo un attimo a capire alcune faccende che usano i partiti e le fazioni semplicemente per prenderci in giro e tenerci divisi. Noi in Eterno ci ritroviamo in una guerra tra bande che stranamente non vede vittime al loro livello, ma vede vittime tra la povera gente. Allora, noi come cittadini, come cittadini privati e tutto il resto, vogliamo che questa questione prenda una piega diversa. Dovremmo cercare di mettere su una forma di Stato, sempre tenendo presente che questo Stato in qualche maniera è uno Stato comunque legittimo, ma legittimo sono le pretese del popolo in base agli articoli della Costituzione e del diritto internazionale, che dovrebbero prevedere il popolo al potere e alla sovranità dello Stato e non il popolo vittima e succube dello Stato. Allora, noi stiamo chiedendo, a noi abbiamo fatto un primo appello, vi diciamo, signori, ognuno di noi ha le proprie ideologie, già non vedere l'elenco dei ragazzi che siete qua, ognuno di noi ha le proprie ideologie, che possono essere ideologie contrapposte, ma noi dobbiamo iniziare ad avere un interesse comune, non diciamo annullate le vostre ideologie. Noi diciamo che le vostre ideologie, le vostre fazioni, le vostre idee, i vostri punti di vista siano inclusive e non, come dire, e non blindate. Siano inclusive, cioè ogni gruppo, ogni fazione, ogni movimento sia in realtà una ricchezza per tutti quanti e non invece un motivo di scontro per stare gli uni contro gli altri. Non abbiamo bisogno di scontro. Se una persona ha un'idea diversa, e io spero che qua dentro ci siano idee diverse su tutto quello che cercheremo di proporre, ma questa idea diversa deve essere ragionata, discussa, abbracciata da tutti quanti e non deve essere invece un motivo di lotta, perché tutti quanti dobbiamo poter esprimere in una vera e propria democrazia non solo il diritto alla partecipazione in qualsiasi assemblea, ma il diritto alla partecipazione, al controllo dello Stato, alla cogestione dello Stato. È un diritto dalla Repubblica, perché altrimenti non siamo una Repubblica, altrimenti siamo una monarchia o chissà che cosa. Quindi noi abbiamo bisogno in qualche maniera di iniziare un percorso nuovo. Certo, come vedete la sala oggi, io mi aspettavo, in base alle promesse di alcuni, una partecipazione un po' più grande. Sarà che, come ha detto l'amico Fabio, è festa a Roma e qualcuno magari sta festeggiando San Pietro. Sarà che qualcuno si è impedito o qualcun altro non gli entrerà niente, però alla fine tutto c'è male, logicamente c'è male, e quindi vabbè, noi l'abbiamo messa su adesso. Però, per rispetto di chi è venuto da lontano, ci sono persone che sono venute da lontano, da te,
abbastanza grandi, certamente non le possiamo fare noi. Noi parliamo di invito al popolo, noi dobbiamo iniziare un percorso. Quindi siamo qua per iniziare un percorso di collaborazione per un cambiamento all'interno dello Stato che sia comunque legittimo, perché è attuato dal popolo, non è attuato da una fazione, è attuato dalla volontà del popolo, che se siamo bravi a mobilitare tutto quello che c'è da mobilitare, quindi riusciremo a portare avanti questa questione. Quindi io dico, da adesso in poi io farò da moderatore nella speranza che l'ordine del giorno venga in qualche maniera rispettato, se c'è la possibilità. Gli interventi devono essere in qualche maniera scadenzati per questione di tempo, perché altrimenti ci potremmo dilungare, cercando di rispettare la questione dell'ordine del giorno. Le opinioni di tutti quanti, io pregherei tutti quanti di ascoltarle e di non interrompere nell'esposizione di chi sta parlando, per rispetto di tutti. Pregherei tutti quanti di mettere le suonerie basse, perché per rispetto di tutti. Poi cerchiamo di rispettarci gli uni con gli altri, perché non solo questo è, come dire, è un onore per noi ed è un dovere rispettarci gli uni con gli altri, ma dobbiamo capire che la guerra tra bande in questa nazione deve finire. E la guerra tra bande non vuol dire destra, sinistra, altri gruppi, altri movimenti, altre questioni. Anche il nord con il sud, con le isole, con i movimenti, con l'economismo. Noi abbiamo in questo momento preciso bisogno di essere uniti, per il semplice motivo che il movimento che ha occupato la nazione è non potente, è onnipotente. Stiamo parlando di lobby internazionali che praticamente non solo comprano i governi, i palazzi, le intere nazioni, ma provocano deportazioni, morte, guerra e tutto il resto. Quindi, signori, se noi non impariamo a rispettarci ed abbracciarci e a riconoscerci gli uni con gli altri, non sopperiremo. E questa nazione, che se ne dica, è una nazione che sta affondando con una rapidità impressionante. Stiamo affondando e stiamo morendo. Le chiacchiere della politica, l'ultima è quella della nave con la signorina e tutto il resto, altre chiacchiere con Carnevale, tutto, sono scuse, messe là per buttare fumo negli occhi della gente, per far sì che noi tutti quanti non capiamo i veri problemi che questo paese ha. Questa gente non parte dalla mattina alla sera di metterci gli uni contro gli altri. Dalla mattina alla sera chi pratica i social, chi legge le TV, chi legge qualsiasi giornale, l'unica cosa che vede è astio, il politico che accusa quello, quell'altro che accusa il ministro, quell'altro magistrato, che poi non parliamo della magistratura, che ci sarebbe chissà che cosa da dire. Quindi abbiamo una guerra tra bande che stranamente loro pigliano stipendi milionari, i padroni loro prendono e controllano intere nazioni e non hanno perso nemmeno un centesimo da tutto quello che sta succedendo, dal risveglio di movimenti, di gruppi, perché non ce n'è uno che ha accusato davvero chi sta provocando questi problemi, tanto vero che nessuno mette in gioco la delocalizzazione, nessuno mette in gioco le grandi multinazionali. Noi come giudiziari siamo andati sotto la Goldman Sachs, non ci ha cagato nessun giornale, niente, nessuno, per il semplice motivo che queste cose devono rimanere oscure.
padroni nessuno li attacca. A questo punto noi, o noi tutti quanti capiamo che abbiamo da fare un percorso comune, e questo percorso comune nella legittimità del popolo, nella legittimità del diritto internazionale e costituzionale, dovrebbe prevedere un qualcosa che in pratica porti il popolo al controllo delle istituzioni. Qualcuno dice, siamo in un periodo sbagliato, può darsi che no, è ancora presto, può darsi che non sia, sia. Io dico solo una cosa, io ho 3 figli, signori, di questi 3 figli uno prende a 33 anni 800 euro al mese e non sa neanche se sarà assicurato tutto il resto. Gli altri 2, per poter lavorare, sicuramente andranno all'estero. Allora, questa era l'Italia, l'Italia che è stato un esempio mondiale per migliaia e migliaia di anni, adesso siamo ridotti a farci la guerra tra poveracci. Allora, io dico, se riusciamo a mettere su un qualcosa di serio, non solo oggi, non prendiamoci oggi come questione, ma possiamo allungarci, andare allungarci come tempi, cioè oggi, domani, dopodomani, tra una settimana, tra un mese, continuiamo a prendere questo percorso e portarlo avanti. Non molliamo, per carità, non molliamo. Allora, io cedo la parola a chi vuole intervenire. Riccardo, non arriva il microfono. Allora, dice che... Quindi chi vuole parlare al microfono dovrebbe venire da questa parte. Poi... Sì, chi vuole parlare deve prenotare gli interventi. Se c'è qualcun altro, perché fino adesso... Dobbiamo semplicemente scadenzare quante persone sono. 6 persone. Fino adesso, questo momento sono 6. Allora, quindi 6 persone, quale sono? Le 11. 6 persone, un'ora. Possiamo sentire tutti quanti 10 minuti a persona. Vorrei parlare anch'io, anche allora, perché nel pomeriggio non possiamo stare. Sì, sicuramente. Anche lui, anche Giorgio. Allora. Iscrivi tutto. Orazio Ferniani. Sì, allora mettete i nomi. Orazio Ferniani. Allora ragazzi, io come moderatore sarò obbligato a portare la discussione sull'ordine del giorno. Sai vedere il libro. Se io riterrò opportuno interrompere qualcuno perché magari si dilaga su altre questioni, sull'axiola, cioè insomma cerchiamo di portare avanti un qualcosa di serio. Siamo 4 gatti, per carità, però magari che da questa riunione esca. Allora vedi che c'è Fabio. C'è Fabio. Fabio Prato. Riccardo, tu inserisci, se poi qualcuno dice quello che io dovevo dire, va benissimo. Fabio Frati. Allora,
cervello. Facciamo un giro di tre minuti, facciamo un giro di tre minuti. Delle domande però. Prego. Ognuno di noi dovrà fare delle domande. Facciamo un giro di tre minuti, no? In modo che chi vuole intervenire magari ci si presenta, faccia un minimo di presentazione e dica un attimo quello che c'è da dire. Prego. Scusate la... Ok signori, io intanto ringrazio tutti voi per la partecipazione. Chiedo solo un afferro di cuore. Nome di quanti? Nome con me. Angelo Pentassoglia, la Crispiana. Angelo Bass. Sì. Credo che è agli occhi di tutti quel che stiamo vivendo, va bene? Io non faccio politico per niente, sono fabbro, voglio restare a fare il fabbro e voglio che tutta la gente di buona volontà si spenda per ridare un'immagine a questo paese, per ridare un futuro ai ragazzi, per ridare la possibilità a tutti noi di arrivare alla pace eterna con un po' di tranquillità e gioia. Vi ringrazio, una buona giornata a tutti. Vincenzo Carpinella. Sì, c'è. Parli senza microfono? Parli di sì, là o? Parli di parli, sai, mi sono ascoltato lo stesso, penso io. Sì, sì, sì. Se poi volete. Diciamo che è inutile dire cose che sono sotto gli occhi di tutti. Voce che qua non sento, non lo dico. Noi abbiamo un sistema indubbiamente. Meglio. È acceso? Allora, allora pregherei tutti di fare questo primo turno di tre minuti, veloce. Sì, guarda, ma pronto, poi sicuro che non faccio altro di più. Ma no, ma senso, se velocemente non c'è problema. Che serve? Tre minuti di carriera? Uno dice una cosa, l'altro dice una cosa. Di illegalità. Noi siamo governati da una classe politica che è illecitamente insediata al potere. Quello che vi dico è confermato da dati di fatto, che vi posso anche dire, insomma, questo storicamente. Ci sono sentenze della magistratura che sì, legge... bravissimo, cioè, faccio un semplice esempio. È già stato detto da organi più importanti, bravissimo, di noi. Quindi... Bravissimo, quindi detto organi che sono fatto. Non stiamo facendo un dibattito. Allora, no, indubbiamente. Quindi, già dal 2014 la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionale la legge 270, così conosciuta come la legge Porcellum oppure la legge Calderone. Da qui poi abbiamo avuto tutto un seguito di evoluzioni sbagliatissime. La stessa Corte Costituzionale confermò le avvenute elezioni, vabbè, perché dice, i parlamentari potevano restare in quanto erano stati dichiarati eletti. Cioè cose con un senso, la Corte Costituzionale si è arrogata un compito e un ruolo che va al di là delle sue funzioni, doveva solo attenersi alla costituzionalità o meno del giudizio. Non sto adesso dilungarmi, vi posso dire soltanto un altro passaggio che è fondamentale. Voi pensate che la legge elettorale, le elezioni devono essere convalidate, se no non sono valide, e la convalida è prevista dall'articolo 66 della Costituzione e anche dall'articolo 17 del regolamento della Camera. Va bene? Questi signori, un anno e mezzo dopo che è stata dichiarata incostituzionale quindi questo articolo 270, questa legge 270, ti vanno a convalidare l'assemblea delle Camere, vanno a convalidare su richiesta della Giunta per le elezioni, va bene? Le avvenute elezioni dopo un anno e mezzo, dopo che a fronte di una legge scaduta, una legge incostituzionale, non esisteva più, quindi non era possibile procedere a questo, cosa dichiarata anche da cinque costituzionalisti interpellati a proposito. Tant'è vero che questa discrepanza emerse nel 2015, non ricordo la precisa, quello del 2015, il 2 luglio 2015, dalla riunione della giunta elettorale. E fu posto in rilievo questo aspetto dal
alla deputata del Movimento 5 Stelle Fabiana Dadone, che disse: noi non possiamo applicare norme che non esistono, che non ci sono. E nonostante questo si è lasciato tutto a Taranto Cervini e noi siamo andati avanti in questo modo. Poi abbiamo messo il Rosatellum, in base al quale abbiamo avuto queste elezioni tutte le dove sono stati eletti anche i deputati del 5 Stelle, e sembra che anche questa, il Rosatellum abbia degli estremi di incostituzionalità pari a quelli del Porcellum. Quindi, per dire, come noi vediamo offese le norme costituzionali, giuridiche e legali del nostro paese, secondo le comodità e le convenienze di partiti, secondo le convenienze della classe politica. Solo questo è sufficiente per capire come noi, se veniamo gestiti illegalmente da questa gente. È ovvio che dobbiamo riconoscere quindi chiaramente che la Repubblica è inquinata, è quindi non accettabile una situazione del genere. Dobbiamo chiedere tutti i chiarimenti anche agli organi istituzionali, quindi dobbiamo chiedere tutte queste cose per dire: signori, come mai non state ancora al potere? Punto, questo è il principio. Come, al di là di questo, noi dovremmo indubbiamente in questa sede cercare di creare indubbiamente un movimento che ci accomuni sulle vedute, sui progetti, sulle prospettive che noi vogliamo tenere, facendo leva su dei punti essenziali che devono scardinare un sistema corrotto, perché c'è un sistema corrotto ed è uno che ce lo neghiamo, lo possiamo dire, che parte dalla certificazione dei voti, seguendo delle amministrative e cose varie. Per cui dobbiamo certamente fare leva su questi punti per poter trarre consenso dai cittadini. E per questo le modalità di comunicazione sono fondamentali. Vi chiedo scusa, adesso interrompo perché giusto i 3 minuti l'ho scolato. Basta a chiedere il link dopo, dai. Scusatemi, adesso ho approfittato di qualche minuto in più. Esiste un altro modo.
democrazia diretta semplificata, cioè far decidere il popolo sui territori per poi chiaramente smarcarsi dagli apparati partitici, perché a mio modesto punto di vista gli apparati sono il cancro di questa nazione, le segreterie, e sappiamo tutti come vengono scelti i segretari, non c'è bisogno qui di fare una conferenza. Quindi io direi di attenerci, secondo me, a come cacciare questa gente in modo lecito, perché se parliamo in modo eversivo e qualcuno ci intervista, noi siamo in pelle morti. Quindi qualunque idea, che è la più spettacolare, la migliore in assoluto, ma non è prevista in questa benedetta Costituzione, giusta, sbagliata che sia, se non è prevista nella Costituzione non ne possiamo far nulla, perché nel momento in cui qualcuno ci chiederà. E chiudo dicendo questo: nel mio paese stanno aspettando che io scenda e gli mostri un programma. È inutile che vado via a dire vota a me, perché io sono un idraulico. Se non acquistiamo credibilità, queste persone che sono qui, altre che verranno, la credibilità te la del gruppo, te la PIL, te la TIR, te la CARO. La credibilità ce la danno, ce la diamo tutti insieme. Se tutti presenti, cioè, perché il potere è in essere in questo modo, che si è messo in questo modo che nessuno poi scappi, perché chi è credibile è ha il potere. Quindi noi ascoltiamo, noi ascoltiamo, sarà una nostra pecca, ascoltiamo solo chi ha potere, ma chi ha potere può scendere nel popolo, io questo lo voglio chiedere. Chi ha potere, chi è vicino al potere, qualunque forma di potere rappresenta, può scendere nel popolo e dire io adesso mi metto nel popolo, lascio il mio status quo, i 20.000 euro e vado ad aiutare il popolo. E allora la prima cosa da fare è capire che tutti coloro che parlano di creare nuovi partiti, per andare a votare, nuovi partiti, nuovi movimenti, per andare a votare, quelli sono i nostri nemici, perché quelli vogliono solo mettere il culo sulla poltrona. Quindi secondo me, chiudo, noi ci dobbiamo attenere a un discorso che per adesso deve prevedere due strade. Come smantellare questo sistema? Perché a me mi chiedono come li cacciate, ma vediamoci come li caccio, attenendoci scrupolosamente alla Costituzione, facendo le semplice, oppure altre idee, però che non possono andare oltre il diritto, perché se non sono costituzionali la gente ti vedrà in faccia. Questo è quello che io ho capito nel mio quartiere, di quello che si aspetta la gente, che ci sia un gruppo di persone che gli dica come cacciare questi criminali, perché di criminali stiamo parlando, non stiamo parlando che ci hanno venduto tu, ci hanno venduto i nostri figli, ci hanno venduto. Tre minuti sono passati da un pezzo, tre minuti sono passati da un pezzo. Va bene, ho finito. Guarda, io mi aggancio a quello che diceva lui, nel senso rimanere sul tavolo del diritto significa giocare con le loro regole, che poi puntualmente vengono cambiate con ogni legislatura che viene, si fa le regole per poterci, come dire, tenere buone. Il discorso poi, che io chiedo scusa anche un pochino l'emozione, non sono un politico, non capisco nulla, però cerco di mettere in ordine e di unire tutti. Ci atteniamo alla Costituzione, l'articolo 1 della Costituzione dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. Io non ho fatto il classico studi classici, però se tu fai l'esegesi di questa frase ti rendi conto che è identica al lavoro rende liberi, che era scritto sui campi di concentramento. Nel momento in cui tu basi una Repubblica sul lavoro, stai schiacciando la popolazione, la stai condannando a lavorare. Quindi rispettare i dettami della Costituzione, per quanto possa essere bella, non so fino a che punto. Concludo dicendo due cose: se vogliamo seguire l'esempio che è stato dato dai francesi, bisogna stare attenti, perché noi ci andiamo a scontrare con gente che ha armi, caschi, scudi, pistole, elicotteri, e ci sono stati 18 occhi persi, 4 mani mozzate e morti, e non se ne è parlato. Quindi se la strategia di questo gruppo è fare quella strada, signori, possiamo anche andare a casa, perché ci fanno un culo come secchio. O si prende il fucile, però anche lì loro no, ce l'hanno migliore. L'ultima cosa, qui bisogna mettere in piedi un movimento di crescita personale e spirituale per far sì che la gente si svincoli da determinate cose, la macchina rate, la casa col mutuo fino a che non muori. Insomma, c'è una frase che dice morirai una rata alla volta, quindi o sviluppiamo una coscienza personale per uscire fuori da questo sistema, oppure non se ne esce. L'ultima cosa, io vorrei che i giornali parlassero del movimento dei giganti gialli come un movimento propositivo e
non solo come un movimento distruttivo. Quindi sarebbe bello che i gialli fossero quelli che piantano alberi, che aiutano, che fanno assistenza. Poi di pari passo, volendo, si potrebbe creare un movimento parallelo per cui a un certo punto uno va allo scontro diretto, ma lo scontro diretto non può essere sulla piazza, bisogna fare delle micro guerriglie sul territorio. Io questa cosa vorrei che non venisse registrata. Cioè, nel momento in cui passerà l'obbligo vaccinale, però, l'ho detto mille volte questa questione anche con quelli della Digos intorno. Esatto, quindi ci conoscono già tutti. Allora, il discorso è questo: se passa l'obbligo vaccinale sul passaporto, quindi vaccineranno tutti, tutti, dai piccoli ai grandi, l'unica cosa da fare è andare a bruciare le sedi delle ASL con i registri vaccinali. Nel momento in cui passa il 5G, che se lo, cioè il 5G funziona ad una frequenza che è simile a quella del corpo umano, le arterie cerebrali funzionano a 5 Hz. Questo significa che se accendono un'antenna a 5G che ha la stessa frequenza, è solo più forte, ma il campo è lo stesso perché è un multiplo del gigahertz, è un multiplo dell'hertz, a noi ci si spegne l'arteria. Quindi significa che accendono un'antenna e c'è gente che muore. Allora come ti metti, come fai su questa cosa? Devi distruggere l'antenna. E basta, ho finito. Scusa, Riccardo Farina. Allora. Scusate, come ti chiami tu? Andrea. Il cognome? Sempre Andrea. Andrea. Doppio Andrea. Posso? Allora. Non ho sentito niente. Noi abbiamo una situazione oggettiva sotto gli occhi. Abbiamo una situazione da secoli che si è cristallizzata. Il potere che perpetua se stesso con queste regole che fa registra. Quindi, no, vabbè, tanto non c'è problema. Allora, il problema è che non possiamo, se è sbagliato una volta, sbagliato due volte, sbagliato tre volte, mi sembra assolutamente fuori luogo, fuori dal buon senso, di continuare a perpetrare lo stesso errore. Perché alla fine non so chi lo diceva, insomma, la cosa è diabolica. Perseverare. Quindi mi sembra del tutto evidente che qualche cosa debba essere cambiato nel sistema con cui lo Stato viene guidato. Quindi non si tratta di ribaltare le istituzioni. Anche il concetto di la Costituzione l'hanno scritta quelli, quindi la Costituzione contiene una marea di trappole e noi non possiamo che caderci anche nelle leggi, non è del tutto vero, perché è vero che sono furbi, è vero che sono persone che ci hanno messo del cervello, ma non sono onniscienti e parecchi vatti, parecchi percorsi che si possono intraprendere per fare lotta legale ci sono. È chiaro che se uno vuole fare lotta contrapponendosi al resto della popolazione italiana, mi sembra che oltre che essere antidemocratico tenda più che altro alla dittatura. Quindi non è percorribile quel discorso. Per far svegliare la gente non c'è bisogno di fargli vedere esplosioni, pezzi di persone in giro e compagnia bella. Pertanto basta semplicemente parlare e accendere l'attenzione su di sé. Non c'è bisogno di grandi e violenti manifestazioni, basta essere numerosi e motivati. Lo si è dimostrato il 9 dicembre, che con un volantino si è acceso il fuoco, un volantino, tanta buona volontà, tanti desideri di gloria di molte persone, però alla fine si è accesa, non dico l'Italia intera, ma quasi. Si può ripercorrere la stessa strada. Il problema è che il sistema ha giocato bene e ha spento ogni speranza delle persone. Si sono tutti andati ad arrivare. Quindi la cosa è percorribile, si può fare, dobbiamo cominciare però a togliere di torno le contrapposizioni nette. Se c'è una strada da mediare, logicamente e intelligentemente bisogna trovarla, ci si siede, impegna e lo si fa e si può percorrere e andare avanti. Punto.
italiani. Un attimo. No, basta. Vengo lì. Sì, sì, vieni. Thank you.
buoni spunti, voce. Ha sentito dei buoni spunti qui oggi, già mi pare un buon inizio. Io ho sentito parlare di punti essenziali che uniscano. Questo deve essere assolutamente, secondo me, un qualcosa che ci unisce. Orazio poi ha fatto adesso una parentesi su delle soluzioni che possono essere date, ma magari non è l'unica. Quindi è giusto che noi continuiamo a collaborare anche con gli altri e iniziamo a dire le nostre idee, e se siamo qui, quei luoghi che siamo, dobbiamo essere quelli che partono con un progetto. Quindi questa giornata, secondo me, come è stato detto anche prima da Pino, deve essere una giornata che ci unisce, e quindi da qui facciamo partire un'unione che svilupperà delle idee, che può essere più giusta quella sua, più giusta quella sua, poi lo vedrà il tempo e lo vedrà sicuramente che cosa? Il consenso. Noi dobbiamo applicare le cose utilizzando il consenso, perché come possiamo raggiungere le altre persone? Applicando il consenso, al di là delle regole. Se noi le persone facciamo vedere il consenso, noi otteniamo consenso. E un'altra idea molto bella che mi è piaciuta di quel ragazzo, applicare con delle idee anche attuali. Per esempio, c'è questa ragazzina che adesso l'hanno fatta diventare famosa. Io ragazzi, io faccio queste cose ecologiche da 30 anni. Io da quando ero ragazzino che pulisco le vigneti, pulisco le spiagge, e a me non mi ha mai legato nessuno. Ma quello che ti posso dire è che il buon esempio è contagioso più delle malattie. Allora, se noi iniziamo a utilizzare, per esempio, questa cosa sul clima, perché adesso i ragazzi vanno in piazza e non sanno neanche il perché, ma se iniziamo a far capire quanto è importante salvaguardare l'ambiente, e iniziamo durante, per esempio io organizzo adesso una giornata per il 28 luglio, qual è l'idea propositiva che potrei presentare anche qui oggi? Il 28 luglio utilizzerò la giornata per pulire la spiaggia come una giornata di sensibilizzazione. Allora, quello che stiamo facendo qua, lo iniziamo a fare una domenica di luglio con la spiaggia piena di romani, di gente che magari è in vacanza a Roma, e che inizia a sentire però altre lingue, non sempre parlare solo d'ambiente, magari inizia a sentire parlare di 5G, magari inizia a sentire parlare di vaccini, magari inizia a sentire parlare di un'alternativa, di qualcosa che può cambiare le sorti di un paese a livello economico. E come? Con l'informazione. Noi dobbiamo sensibilizzare, siamo pochi, i cambiamenti si fanno con le masse, con i popoli, quindi la partecipazione di quelli che dovrebbero essere i portatori di una voce sono già pochi, ma noi, questi pochi che siamo, possiamo dare l'esempio ad altri. Chi è più dotto magari in alcune della Costituzione, chi è più dotto sulla storia e sulla medicina, o su altre cose, su altre caratteristiche, dobbiamo dire, dobbiamo dare un contributo, e quel contributo diventa comune. E allora lì facciamo il cambiamento. Per vedere anche il progetto che diceva lui, c'è bisogno di una partecipazione, ma la partecipazione come la otteniamo? Facendo informazione, ed è per questo che conto sempre sull'informazione, perché l'informazione crea la consapevolezza, e la consapevolezza dell'individuo crea il cambiamento. Grazie. Fabio. Ora, come dire,
se è questo, noi dovremmo preoccuparci, poi magari articolo meglio dopo, dico solamente questa cosa, noi dovremmo preoccuparci di creare una rete, diciamo, di militanti, di attivisti, eccetera, che sappia se parte da qualche parte, perché non abbiamo noi la possibilità oggi di farla partire, perché non si controllano i media, è tutto molto peggio di alcuni anni fa e decenni fa, perché è tutto controllato. Determinate sollevazioni possono nascere più o meno spontaneamente o su argomenti specifici, settoriali, e poi uno prova ad allargarli, perché se no è così, non è che se si fa un appello cambia, perché io le cose che dico io le dico sempre, ma poi la gente va a casa, accende il televisore, gli passano una bella spugna sulla maniera. Per cui stare con i piedi per terra e sapere che praticamente quando si mettono per iscritto alcune cose, l'obiettivo è alto, cioè per cui dobbiamo aspettarci che il ritorno sia estremamente pesante rispetto a chi poi, perché finché non conti nulla ti lasciano parlare, ma se tu poi la cosa, diciamo, diventa incisiva, e allora bisogna organizzarsi per fare quello. Termino solamente questa cosa, anche io ho le stesse riserve, titubanze, conati di vomito quando vedo situazioni organizzate, partiti eccetera, ma calcolate che qualsiasi cosa noi dovremmo fare, cancelli tutti quelli che c'hai, tutti i partiti, tutti quelli che c'hai, la cosa nuova che nasce, quando dovremo decidere se comprare l'acqua minerale frizzante o meno, se decidere di andare da una manifestazione, saranno delle persone che gestiscono lì, che quelli più attivi. Hai ricreato la stessa situazione, c'è, allora per cui diciamo il discorso della delega e della rappresentanza, la cosa c'è sempre. Faccio parte di una generazione che quando cominciò ad andare all'università praticava il rifiuto della delega. Posso dire, dopo decenni, che quando c'è questo rifiuto della delega c'è meno democrazia che in altre situazioni formali, perché poi diciamo quelli che stanno lì decidono, e molte volte si fa sì che in alcuni posti per decidere ci siano meno persone possibili. Poi, salve, buongiorno a tutti, sono Patrizia Alberti, vengo da Rizzo, in Sicilia. Allora, quello che volevo dire è un altro che... No, va bene? Sì. Allora, siamo un po' tardi, però è bello vedere che ci sono persone che hanno voglia di cambiare qualcosa. Siamo qua perché evidentemente non ci va bene questo stato di cose. E comunque ognuno abbiamo una nostra idea, ognuno abbiamo una sua carriera, ognuno abbiamo magari qualcosa che porteva avanti, ognuno aveva qualcosa che portava avanti. Probabilmente ci sono tante realtà simili, ci sono sempre state, e ognuno ha lottato pensando di portare avanti la sua idea, per ritrovarci alla fine sempre allo stesso punto. Quindi quello che volevo dire è che dovremmo capire che se facciamo sempre le stesse cose avremo sempre gli stessi risultati. Dobbiamo avere l'umiltà e la follia anche di capire che purtroppo questo sistema lo si deve ribaltare in una maniera fondamentale, cioè bisogna proprio ribaltare la piramide in un modo che possa sbloccarle, perché è l'unico modo che può dare una soluzione reale, perché nel portare avanti una parte del problema, voler risolvere una parte del problema, accadersi su una parte del problema, diventa un piccolo nucleo che si accanisce con un gigante enorme, seguito solo da una parte di persone, mentre il capire comunque che tutto quello che ci arriva negli anni, che ogni volta non riusciamo mai a risolvere, perché noi alla fine subiamo, tra le varie manifestazioni, tra i vari scioperi della carne, i problemi delle aziende, i genitori con i vaccini, ma alla fine subiamo, e alla fine scendiamo, più o meno lentamente sempre di più. Quindi il problema è il fatto che noi non possiamo uscire dalla nostra vita. Quindi dobbiamo realmente iniziare un percorso che ci porti alla padronanza della nostra vita, al disconoscimento di questa forma di Repubblica falsa, e dobbiamo ramare in questo verso. Sono bellissime tutte le cose che finora abbiamo perseguito e che abbiamo portato avanti perché sono giuste, però
se non parliamo dei problemi, se non mettiamo uniti verso quel problema, resteremo sempre molto male. Per me l'unica cosa da fare oggi è appunto cercare di capire se veramente siamo disposti a fare tutti un passo indietro. Oggi siamo qua perché abbiamo fatto tutti i sacrifici. Quindi attivizziamo questa giornata e apriamo veramente la mente per capire se realmente possiamo fare qualcosa di diverso, non portare avanti la nostra solita idea, perché la portiamo avanti da tempo ognuno di noi. Quindi capiamo che è più difficile portare avanti un'idea, ognuno diversa, che veramente invece fare un salto di qualità che può sembrare folle, ma che di fatto è quello che il nostro reale diritto, è quello che l'autore dovrebbe essere e che è il pazzo che invece continua a stare in questo sistema, perché ci stanno governando di tutto. Quindi il reale pazzo è quello che si deve passare la vita davanti, a qualunque livello, a livello di istituzione, di politica, a livello di genitore. Cioè, il vero gesto che possiamo fare di pazzo è quello più saggio e stando che si dovrebbe fare. Ho finito. Allora io vorrei un attimo entrare in merito, a proposito, prima non mi sono presentato, sono Pino Convertini e sono barese, ci tengo a precisarlo perché per quelli che non sono baresi mi dispiace per loro. Noi siamo a posto. Si sente dall'accento. Allora, perché non può essere che tu venga baresi quello. Non si può avere sempre tutto dalla vita. Non si può avere sempre tutto dalla vita. Insomma, sappiamo noi che siamo baresi. Allora, io vorrei un attimo entrare in merito, perché dai discorsi che ho sentito, forse qualcuno ha perso un attimo il filo di quello che stanno cercando di fare qua. Noi non stiamo facendo una riunione per dire ragazzi chi ha delle idee per far sì che qualcuno ci noti, no, noi stiamo cercando di mettere su di nuova, stiamo cercando di mettere in discussione l'occupazione dello Stato da parte dei partiti e delle lobby finanziarie mondialiste. E non solo noi le stiamo mettendo in discussione, ma noi da cittadini pretendiamo che lo Stato sia occupato dai cittadini. Allora qualcuno dice siamo quattro stronzi, per carità, siamo quattro stronzi e qualche brava persona. Io mi metto tra gli stronzi. Quindi il passo è molto, molto grande, no? Di sicuro qua non può nascere in questa sala oggi una costituente repubblicana che decida di prendere in qualche maniera le redini della nazione, così come avviene in qualsiasi cambiamento totale all'interno della nazione. Ma quello che noi dobbiamo fare nella legittimità delle leggi è far sì che questa questione parti in questo momento. E per poter partire abbiamo bisogno di uomini consapevoli, concreti e che seguano in qualche maniera questa questione. Tutto quello che è di contorno per far sì che questa questione poi diventi più visibile ci sta tutto, ma noi in questo momento, da cittadini e da uomini che viviamo in questa nazione, dobbiamo assumerci la responsabilità di uscire da questa gabbia. Noi in questo momento viviamo in una gabbia, quindi signori, siamo o non siamo in grado di dire il primo passo che ci tocca, io voglio uscire da questa gabbia e diventare cittadino di una repubblica dove lo Stato è comandato, diretto, partecipato democraticamente da tutte le componenti sociali, produttive, dove l'ultimo dei cittadini, anche il più disperato, abbia il potere alla pari del più ricco, del più potente, di tutto il resto, anzi magari è per
fermare perché avevo detto in 3 minuti. Adesso io pregherei tutti quanti di attenersi all'ordine del giorno, cioè questa è la riunione che stiamo facendo adesso. Delle questioni che non prevedono questa riunione, magari ai margini, cioè se noi riusciamo a portare avanti l'ordine del giorno, se siamo in grado di portarlo, se riusciamo a mettere su qualcosa di serio, allora poi magari discutiamo anche le altre faccende. Però io vi pregherei che tutti quanti, se noi ci riconosciamo in questa questione, cioè noi siamo in grado di riconoscere che lo Stato è occupato da lobby e compagnia varia e quindi questo non è il nostro Stato, ma è uno Stato che in qualche maniera è eversivo e sovversivo. Cioè, questa è la questione che dobbiamo iniziare a discutere. Prego a chi, scusate se mi sono dilungato. Perché? Perché chi
controlla il denaro, si è comprato tutti i politici che noi abbiamo votato, o li ha comprati, prima. Li ha stravolti. Ok, è semplice, cioè sono riusciti a corrompere, stravolgere i principi stessi della Costituzione. Allora, nell'ordine del giorno si richiede di riscrivere la Costituzione, ok? Qualcuno si deve mettere seduto, guardare articolo per articolo e invece di lasciare alla legge di determinare i dettagli di quell'articolo, ok? Quei dettagli dovrebbero essere scritti nella Costituzione, così che ogni avvocato se la prende lì. Non si può, così che qualsiasi delegato nel governo deve attenersi in questi limiti scritti nella vera Costituzione. Ok, quindi se vogliamo ricominciare bisogna mettersi seduti, andare articolo per articolo e scrivere i dettagli. Ok? Vai, questione, sì. Allora, no, Andrea ha un intervento, però deve essere limitato. Questa, se c'è una domanda, mi riscrivo a parlare, scusa. No, allora, tre minuti. No, di meno. Allora, aspetta. Mi riscrivo a parlare, datemi i minuti che volete. Allora, io non ho ancora parlato a diritto del libro intervento, poi per i dibattiti ci si prenota, si prendono appunti e quando tocca. Cioè io cerco di attenermi a quello che vogliamo fare nell'ordine del giorno, perché è la cosa logica da fare. Prima capire dove hanno sbagliato e che cosa hanno fatto. Poi noi lo possiamo correggere teoreticamente e poi praticamente logicamente. Guarda che il lavoro è facilissimo, che basterebbe andare a vedere. Esatto, basterebbe andare a vedere e lo possono vedere la Costituzione tutti, dell'anno le discussioni primo. Dell'anno primo, no, dell'anno primo, basta, basta l'avanza quella. Ci sono state all'interno dell'assemblea costituente. Le assemblee. Nelle assemblee, ascoltate, nelle assemblee, nei registri delle assemblee ci sono delle guerre, già si vedono. C'erano quelli che volevano. Aldo Moro e Giuseppe Dossetti sono stati ammazzati uno e l'altro preso eremita per il fatto che si erano opposti alla realizzazione della Banca d'Italia prevalentemente e tutta una serie di altri concetti. Allora, proprio nelle assemblee, cioè nei registri, se uno li apre o che li legge, si capisce subito chi c'aveva la pistola, subito. E quell'altro. Quando gli ho detto che eravamo sotto occupazione, la Costituzione è stata scritta sotto occupazione, sotto il fucile puntato. Andiamo per ordine, perché cerchiamo di portare un mezzo risultato a casa. No, no, seguiamo questo. Sì, adesso va. Allora, voglio fare l'intervento a d'accordissimo con quello che ha detto lui. L'unica cosa è che quell'articolo, quel libro, però chiamiamo Costituzione, è stato scritto dopo un bagno di sangue, quindi probabilmente per riscriverlo bisognerà attraversare un altro bagno di sangue. Ma attenzione che io non so chi di noi qui ha gli strumenti per leggere e interpretare. Troviamo andrebbe scritta da un pool di avvocati. Quindi di costituzionalisti non venduti, quindi non lo so. No, cioè io non ho gli strumenti, io per carità condivido al 100%, questo è sbagliato. Non stiamo iniziando la fase del dibattito, facciamo un attimo gli interventi, poi ma se ho finito quello che devo dire, ho detto allora, gli strumenti per poter allora siccome mi ero seduto io volevo un attimo farvi una proposta, no? Attenendo, aspetta che mi metto il cronometro così anche io ho 3 minuti. Io la proposta che vi faccio è semplice.
tre punti essenziali dove si dice che tutti quanti concordiamo in un qualcosa e diamo un appuntamento tutti insieme. Non veniamo aggregati in un movimento, non siamo un movimento, siamo dei cittadini che riconoscono alcune questioni semplici, da dove domani noi partire. Quindi noi ci ritroveremo fra qualche giorno, fra qualche settimana, facendo in modo di cercare di portare più persone possibili, cioè, però partiamo già da un qualcosa di concreto. Aspetta un minuto, no, qui meno persone e queste passano. Per stilare come dice questo, non ci vogliono tutti i cittadini. No, io sto parlando, aspetta un attimo, la questione che noi dobbiamo mettere su, che dobbiamo capire, è una questione fondamentale. Io personalmente, col titolo mio di terza media, pigliato con i bidoni dell'olio, non sono in grado. No, non credere, Pino, non credere. No, scusami. Allora, noi non dobbiamo fare delle cose più grandi di noi, dobbiamo semplicemente capire quello che è nostro. È quello che gli altre persone. Scuola di Lienzo faceva il carrettiere, il frascatano. Non è così. Ed era cosa scuola di Lienzo. Le leggi le fanno difficili, ma la Costituzione comunque l'ha scritta semplice per farla capire a tutti. Ragazzi, più facile la scrivi, a più persone capiranno. Io faccio il rivoluzionario, il provocatore, questo è il mio lavoro. Aggregare persone, ma le competenze per andare a metterla dove l'ha detto lui. Dove l'ha detto lui a chi sta in alto, non tocca a noi. Cioè, noi dobbiamo far sì che la corrente di pensiero che va verso una nuova Repubblica e che porti il popolo a definirsi nuova Repubblica, perché il trucco non è che un gruppo di persone diventi all'improvviso... Faccio una domanda, perché siamo così pochi? Perché secondo te siamo così pochi? Non te lo dico. Allora, fammi finire. Il discorso è che noi dobbiamo mettere avanti a tutto il popolo. Noi non siamo niente, non siamo nessuno. Noi dobbiamo far sì che il popolo inizi questo percorso. Quindi il nostro lavoro è di aggregazione, di ricerca, di chiamata all'abbraccio di tutti quanti. Da nord a sud, da est a ovest, di tutti i gruppi, di tutti i movimenti. Che te l'ha data la Costituzione, te l'ha data. È geniale. Riscrivi una Costituzione semplice, comprensibile per tutti, scritta da uno che fa la terza media. No, da uno che ha fatto la quinta elementare, che la capiscono tutti. A proposito di Costituzione, anche in questo cesso di Costituzione è previsto che chiunque può partecipare alla vita politica attiva, purché abbia conseguito la licenza della quinta elementare, anche il Presidente della Repubblica, sì. Capito? Il Presidente Zingaretti della Regione c'è la terza media e tu ti vergogni della terza media, non ti vergognare, c'è molta più cultura di quel coglione. Ma non sa nemmeno parlare. Hai capito? E non sa neanche parlare. Deve leggere e basta. Appunto. Ma voi pensate che scrivete un foglio gratuito e ve lo fanno fare? Ma dove vivete? E di che dobbiamo fare? Dobbiamo morire allora. Mi fate parlare? Mezzanotte finalmente. Però scusate un attimo. Ristabiliamo l'ordine, tocca a te. Prego. I fumatori che raschiano il telefono. Cioè, è la cosa più confidente. Un po' di punti un attimino. Tutto quello che ho sentito è acceso.
con questo, con la nuova Repubblica, le leggi le decide il popolo. Perché il popolo è dentro quei palazzi. Questo dobbiamo pensare tutti. Il popolo è dentro quei palazzi. Perché l'articolo 3 della Costituzione lo dice anche. Però dall'altra parte le leggi fatte dalla partitocrazia oligarchica che è dentro quel palazzo da 70 anni oltre, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ha fregato il popolo. Giustamente non siamo sovrani, non siamo mai stati. La vogliamo riprendere la sovranità. Bene, allora, punti effettivi. Si riscrive. Punti effettivi. Perché io ho sentito tanti che parlano di sovranità, la sovranità in questo, la sovranità spetta al popolo. Una sovranità che vuol dire tutto. Allora mi date una definizione di sovranità. Finire l'intervento, poi così in discussione. Allora, adesso bisogna dare tra di noi. Ancora due cose e finisco subito. Io ho sentito tante altre cose, ho già capito, forse magari una moderna moneta alternativa per distruggere i poteri forti, certamente, ma prima dobbiamo... Non mi far dire delle cose che non ho detto. No, allora mi faccia dire. Ma non attribuirmi delle cose che non ho detto. Ho sentito sui vaccini, certamente, sulle scie, certamente l'ambiente, certamente. Hai capito male. Tante cose. Ci hanno massacrato su tutto. Ci hanno ammazzato su tutto e ci stanno continuando ad ammazzare. Perché non c'è. La prima cosa che dobbiamo fare, la prima cosa noi che siamo qui, dobbiamo decidere cosa fare realmente. Noi che siamo qui, tutto il resto dopo viene man mano. Perché io se vado dal popolo nel mio territorio e dico, ah, io vado con questo, sì, siamo fuori, no? Ma io sono solo. Se noi invece risultiamo credibili nel nostro territorio, lavorando sul territorio, informando sul territorio, creando assemblee sul territorio, delle categorie produttive sociali e non solo le categorie produttive sociali, perché anche un appartenente politico di partito che dice ho sbagliato, non possiamo mandarlo fuori, ho sbagliato, mi metto a disposizione del popolo, con tanto di scritto, a livello notarile, no, attenzione, perché le leggi poi le fa il popolo. Innanzitutto la prima cosa, oltre a questo, ci vuole un tribunale del popolo, attenzione, perché senza tribunale del popolo non andiamo da nessuna parte, da nessuna parte, perché non deve essere un magistrato, un giudice a decidere, deve essere una giuria popolare a decidere. Guarda il Cina, il tribunale del popolo, dice cose che dicevo per questa è democrazia fare. Ho finito, grazie. Chi vuole fare l'intervento che fino ad ora non ha parlato? Qualcuno che finora non ha fatto intervento con l'italiano? Qualcuno che finora non ha fatto intervento? Non si sente, vuoi parlare? Posso fare una domanda? Aspetti, a me? No, a Vitali. Dimmi. Quanti erano i padri costituenti? Erano di più di quello che nel numero, che erano chiusi da dentro. Erano chiusi e erano limitati. A me mi pare che erano dietro c'era tanta altra gente. 245. Ok, lo sai, l'avete detto. Ok. La faccio io una domanda. E chi ha fatto i padri costituenti? Chi ha deciso che quelli erano i padri costituenti? I partiti. Allora, c'era qualcuno che ha detto per fare questo ci vuole questa legge, ci vuole questo, ci vuole questo. Allora noi adesso, come ha detto giustamente Vincenzo prima, noi o noi ristabiliamo l'ordine delle cose, oppure noi non possiamo fare altro. Oppure diciamo la questione che ha detto lui, cioè si va al voto, si va a fare, si va e punto, prego. Allora, quando parlo voce lontana, parlo di cose che conosco, e quando dico conosco intendo assolutamente conosco. Ricordo solo che ho fatto oltre 500 querele contro il Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera, direttore generale.
tanto per parlare, ne devo sapere. E conosco oltre 20 costituzioni internazionali, non quattro, una, oltre 20, e me ne sono sulla memoria, capendole. È chiaro? Quindi quando dico che la nostra posizione è una gran cagata, credetemi, è una gran cagata, perché qualcuno deve dire, io conosco la Costituzione, e lo mi fate sempre, quante Costituzioni conosco, per dire come Benigni è la più bella Costituzione del mondo, che cazzo ne sa? È chiaro? Allora, premesso questo, il fatto importante è che bisogna cominciare a ragionare su che cosa davvero è una Costituzione moderna, non quella lì del 47 che era già nata morta prima, perché quando parliamo di Commissione Costituente è quando vediamo che molti di quelli che furono opposti alle storture create appositamente nella Costituzione, che nella 1, 2, 3 e poi 10 e 11 dice che la libertà, l'autodeterminazione, il popolo e tutte le boiate, le belle parole, alla fine poi le nega tutte negli articoli successivi e le precluse e poi parla di elezione diretta, perché elezione diretta da parte del Parlamento del Presidente della Repubblica, non ho capito perché deve passare tre passaggi la sovranità e quindi nella tua nel momento in cui tu perdi. E quindi, guarda, la più bella Costituzione che conosco io, perché non ne conosco ovviamente tutte, è quella dell'anno 504 a.C. di Roma, che mi sembra l'articolo 1, quando qualcuno si vuole nominare lì, ammazzate! Sì, sì, sì. Era l'articolo che metteva pace su tutto, e chi arriva tutto? Quindi, senza andare molto, attraversando molti secoli, arrivando al 1793, la Costituzione dell'anno 1, all'articolo 33, 34, 35, 36, dice che quando lo Stato non fa gli interessi del popolo, gli eletti, i rappresentanti del potere devono essere messi alla forca. Avete capito? Come dice lui. Ed è una cosa che diceva pure il caro amico il Topolino, il dottor Sottile, no? Quello l'ha fatto il primo governo tecnico, come si chiamava? Il dottor Sottile, appunto. No, il nome ufficiale. Giuliano Amato, nel 62. Il sorcio. Giuliano Amato. Il topo. Il sorcio. Allora. Questo qui, questo Tanghero, nel 1962 ha scritto un libro in cui diceva, esattamente quello che sto dicendo io, nel 62 diceva queste cose, ma lui si era appena laureato e doveva farsi l'acqua un po' a sparlare e quindi doveva essere un po' rivoluzionario per vedere da socialista, no? Qual era, che doveva essere rivoluzionario per forza, socialista. E diceva queste cose, però guarda un po', nel 92-93 che cosa è successo? Allora, per arrivare al dunque, perché mi sono lasciato trascinare, non occorre seguire le regole del gioco del mazziere. Per vincere il gioco bisogna crearsi delle regole del male. Dare l'imprevisto al prevedibile del gioco già preordinato dal mazziere. Occorre giocare differente, dicono gli americani, no? Bisogna essere diversi. Cercare, come ha detto lei, un qualcosa che spiazza il gioco. Non lo giochiamo qui, ma lo giochiamo là. Cambiamo campo e cambiamo anche regole. E quindi non ti serve più. Allora, gli stati moderni, a quali, devo fare un po' di cronistoria, che non scusa. No, noi dobbiamo fare strategia. Nel 1929 si è creata la prima grande crisi economica, finanziaria, mondiale. E non è stato un caso, passato perché tutto era stato progettato già dal 1912 con la creazione della Federal Reserve. Quindi da lì poi tutta una serie di azioni che è troppo lungo e sta una conferenza di 10 ore solo per questo, a che cosa è successo? Che a partire dal 1930, 32, 33 e fino a 36 più o meno, sono stati convocati a livello internazionale tutta una serie di convegni per
sacco di coraggio. E quindi dopo la prima volta, diamo precedenza. La prima volta. Voglio salutare a tutti, sono Samo Sparatore, vengo dalla Sicilia, da Siracusa per la precisione. Ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi che hanno preceduto questo mio. Ho visto che ci sono delle idee, ho visto che ci sono delle proposte, ho visto che ci sono delle volontà di poter smuovere questa situazione che a mio parere non è certamente risolvibile con un solo atto. Allora, noi abbiamo oggi un ordine del giorno che io ho attentamente seguito, letto e che condivido per quello che sono le nostre problematiche. Volevo semplicemente fare rilevare, magari in maniera un po' fuori da quella che è l'oggetto di questa nostra, di questo nostro incontro. Quando si parla, e sono d'accordo con il Cascione, sono d'accordo con lui quando si parla di cambiare la Costituzione. Però attenzione, facciamo un attimo metto locale. Per poter cambiare la Costituzione, quanto tempo ci vuole? Noi non possiamo aspettare 2 anni, non possiamo aspettare 2 anni per dare vita a un qualcosa che sia, non siamo ormai con l'acqua alla gola, noi siamo ormai annegati, noi siamo ormai nella situazione che non possiamo più stabilire quello che succederà domani. Siamo in